Il tuo sogno domenicano come sta andando? Benissimo. Lo vediamo? Sì. Sono tutta colorata con la, che è il colore della Repubblica Dominicana, che lo porto sempre, perché questo è un vestito tipico, ma più che tipico un vestito nazionalista, perché ha i colori della bandiera della Repubblica Dominicana. Anche se sei da tanti anni in Italia, il legame con la tua terra e le tue origini è talmente forte da portarlo in giro ovunque. Eh sì, perché comunque noi siamo divisi a metà, siamo dominicano del cuore e italiani italiano di adozione, perché ormai siamo qui da tanto tempo, ma la patria è la patria. E la tua terra, quella delle tue origini, perché poi hai deciso di diventare ambasciatrice, di far conoscere la cultura dominicana in Italia? Veramente io sono cresciuta facendo cultura popolare. A 10 anni già, io sono una carnavalera, quindi da piccola sempre mi sono vestita del carnevale. Ho portato sempre il carnevale in giro. Quindi per me è la vita. È proprio gioia e portare quello che siamo noi, perché molte volte non conoscere le altre culture, quando le persone non conoscono le altre culture, risulta che a volte chiudono le porte. Quando da conoscere quello che sei veramente, quello che i valori che sono che portano la cultura, quindi è più facile integrarsi, quindi questo è un modo anche di integrazione, la cultura. Ci vediamo così sorridente, colorata e allegra, ma non è stata sempre così la vita, l'abbiamo detto, le cicatrici ci sono, però pian piano iniziano a scomparire un po'. Sì, arrivare a un paese dove non parli la lingua, dove magari se hai la capacità per fare certi lavori, io mi sono laureata in amministrazione d'impresa turistica e alberghiera alla Repubblica Dominicana e sono arrivata qua anche per assistere persone anziana, dovevo dire sono nera, quindi veramente anche sì, mi sono resa conto che era nera quando sono arrivata in Italia, non lo sapevo fino allora. Hai fatto una scoperta incredibile, perché non lo, davvero non mi sono mai posto non ti sei posta mai questo problema? No, cioè, ho vissuto sempre tranquilla, poi qua sempre una barzelletta, non è vero, cioè, mi sono resa conto che non era qui, quindi quando dovevo dire, però tutte queste sono cose che non condizionano il mio presente, perché il mio sogno sempre è stato portare, essere portabandiera della cultura dominicana, portare quello che siamo, e fino adesso piano piano l'ho fatto partecipando in tutta Italia in diversi eventi molto importanti a livello anche internazionale, tipo la Biennale dell'Architettura di Venezia, dove abbiamo portato il colore della Repubblica Dominicana, festival in tutta Italia, e questo ci fa molto felice. Ma la cosa più importante per me, te lo dicevo prima, è che sono arrivata in Italia senza un documento, senza solo le mie sorelle che stavano qua, e ho portato poi dopo un po' ho portato mia figlia che si è laureata qui in Italia, ma non tanto perché sapevo che della nostra famiglia era molto difficile che non fare un percorso scolastico, ma quando nel 2017 è stata premiata nel Senato della Repubblica Italiana come una delle eccellenze italiane, quando noi siamo nati in Repubblica Dominicana, per me questo è stato... Tua figlia è una luce nella tua vita. Eh sì, sono diventata anche nonna. Adesso sei nonna, infatti ho detto adesso ti chiamo nonna Beatriz. Sì, sono nonna e quindi queste sono la gioia più grande che ho. Di cose ne fai tantissime. Però conoscendoti ne hai tante in mente. Il tuo sogno che ci confidi questa sera qual è? Oddio, fino a pochi giorni fa erano tanti. Adesso nell'immediato vorrei tanto che si ferme questa guerra, che le donne
che stanno lasciando la sua casa, noi che siamo usciti dai nostri paesi per migranti economici, ma uscire da un paese perché sta quasi distrutto è l'unica cosa che vorrei che finisca questo. Ed è un sogno che raccogliamo e condividiamo tutti quanti davvero di cuore, e augurandoti anche che puoi anche i sogni della tua vita. Grazie, il mio anche è sempre Beatrice. Portare il folklore dominicano. Porta il folklore e arriva il fiore colorato, naturalmente non potrebbe essere altrimenti.